Buongiorno, sono ormai passate 4 settimane dal primo video di questa rubrica e come sapete, andatevi a riprendere il primo video, mi sto allenando per una maratona. Qui con me c'è il grandissimo Simo che è il mio allenatore e non è per nulla indifferente. In questo secondo video della rubrica vogliamo andare a parlare di postura per poi andare a scegliere le scarpe. Prima però non è venuto qui a caso, come da scheda di allenamento io ogni 4 settimane devo fare un test sui 5 km e correrli a tutta fino alla morte, per fare un check sulla mia condizione ed elaborare le 4 settimane successive della mia scheda. Esatto, vediamo dove sei in questo momento e come possiamo migliorare la tabella. Il test 4 settimane fa l'ho corso in 25 e 36. Ora vi lascio quanto a quello che è successo oggi, se sono riuscito a migliorare qualcosa. Poi subito dopo andiamo a discutere il tema di questo video e in tantissimi ci avete anche richiesto la mia scheda di allenamenti. Se rimanete in questo video vi diamo tutte le indicazioni per riceverla gratuitamente. Ora vai col test. Oggi secondo test con la pioggia. Che faccio? Londra ragazzi, Londra. Madonna che bello che sono con questo goldone. Sotto i 25, altrimenti non torno a casa. Appena indosserai un vero paio di scarpe da corsa, quella roba che indossi ora, ti sembrerà di volare. Ma che tutta qualità questa. Non vedo l'ora di cambiarle, maestro. E da qui si parte. E giusto lì più avanti, giusto lì si muore. Ho appena preso una pozzanghera in pieno, sono le uniche scarpe che ho qua. Un po' di salita. Un chilometro. Voilà, grandissimo. Wow, che tempone, ragazzi. Sono morto. Sto malissimo. Ho guadagnato il ritorno a casa. Questa mattina, come avete visto, sono morto, però ho migliorato il mio tempo. Beh, io sono assolutamente contento del risultato che hai fatto, perché abbiamo migliorato di un bel po', indovinate di quanto? Un minuto e passa, perché Riccardo ha corso in 24 minuti e 25 secondi, che vuol Parecchio dire. scarso No, comunque. secondo me è un ottimo miglioramento. Considerate che avete visto che schifezza di tempo abbiamo beccato oggi, c'era 7 gradi di temperatura contro i 10 dell'altra volta, quindi condizioni sfavorevoli, 92% di umidità. Voi chiederete perché vi sto dicendo queste cose. Ovviamente quando si corre, si fa un test di questo genere, bisogna guardare anche il meteo, e avevamo anche una velocità del vento a 31 km orari, che non è poco, classico di Londra, che ovviamente un pochettino Bellissimo. ha falsato, diciamo, la prestazione. E nonostante ciò, Riccardo è andato più forte, quasi un minuto. Il suo passo è di 4 minuti e 53 contro i 5,07 dell'altra volta. Non male. Sì, non è un tempo bellissimo comunque, eh. Secondo me è un ottimo miglioramento. E una cosa che loro devono sapere, che è molto importante, è che i tuoi battiti medi sono migliorati, perché l'altra volta avevi 183 battiti medi e oggi hai avuto 181, quindi hai migliorato di 2 nonostante hai migliorato la velocità. E il battito medio massimo è stato di 194 contro il picco dell'altra volta, che era di 195. Quindi io, da allenatore, sono assolutamente soddisfatto del progresso. Stiamo parlando di 3 settimane e mezzo di allenamento, quindi davvero ottimo. Bene, anche perché non mi hai fatto allenare tanto sulla velocità il primo mese, ma tutto sulla lentezza e il battito. Assolutamente sì, ed è stata una bella battaglia farti andare piano. Mamma mia, che due palle! Per correre 10 km, un'ora e 10, un'ora.
Mamma mia, non ce la facevo più. Tenerla a bada veramente è stato difficile, però ha dato i suoi frutti, perché come ti raccontavo, anzi come vi raccontavamo un'altra volta, la prima fase di questa preparazione, che io definisco di base, serve proprio per abituare il cuore a lavorare a livello aerobico, quindi vuol dire andare piano, vuol dire costruire i chilometri, la condizione aerobica, e ora piano piano andremo ad inserire anche lavori di qualità, e mo te voglio vedere. Perché ci serviva questo test, prima di tutto? Perché abbiamo bisogno di capire la tua condizione, se sta migliorando. E mettiamo un check, la tua condizione è migliorata. Condizione migliorata vuol dire che possiamo anche iniziare a ridefinire un pochettino le tue soglie d'allenamento. Quindi a che ritmo correre lento, a che ritmo correre la ripetuta, a che ritmo correre quando si va al ritmo maratona, eccetera, eccetera. Abbiamo dei dati nuovi, adesso non andiamo troppo nel tecnico perché non vorrei annoiare nessuno, però nella tabella c'è scritto tutto. I ritmi di Riccardo cambieranno, sono ovviamente migliorativi, quindi avrai un lento che sarà un pelino più veloce. Prima il tuo lento era 6,23, 7 al chilometro, ora arriviamo a 6,11, 6,47, quindi non correrai mai più a 7 e sarai contento. Il tuo ritmo di soglia anaerobica è sceso da 5,21 a 5,09, quindi è un miglioramento complessivo notevole, e anche il tuo ritmo maratona, che all'inizio era di 5,46, ora abbiamo già una proiezione di 5,30, quindi vuol dire che in teoria potresti correre la maratona a 3 ore 52. È ovvio, non è così matematico. Se non muoio. E non è così semplice, è semplicemente una proiezione rispetto a un test, ovviamente sui 5 km. Ti ho già preparato ed è già disponibile la tua settimana, il cosiddetto secondo ciclo, dove andiamo a lavorare sui fondamentali. Incrementiamo i chilometri, incrementiamo un pochettino la velocità e soprattutto iniziamo ad introdurre, finalmente per te, dei lavori veloci. Per esempio, la settimana prossima, giusto per dirne qualcuno, faremo dei 1000, 3 volte per 1000, che sarà un ritmo da ripetuta media, quindi già sostenuto, con un recupero di 2-3 minuti corricchiando o camminando, comunque recupero attivo. Iniziamo ad aumentare i chilometri facendo lunghi da 16, 20 e poi arriveremo già a correre 25 km tra 3 settimane di lungo. Avremo altri allenamenti di qualità dove andiamo a correre in soglia anaerobica, noi in gergo le chiamiamo tempo run, vuol dire correre per 4 km a un ritmo abbastanza sostenuto. Quindi come vedi il programma sta iniziando a prendere forma e cambia giustamente come stai cambiando tu. Poi come vi dicevo prima, se volete avere questa tabella gratuitamente la trovate nel primo link in descrizione. Poi come diceva Simone, questa tabella si adatta a quelli che sono i miei test, a quelli che sono poi le mie esigenze, però comunque potete vedere anche tutta la mentalità e lo studio che ci sta dietro, quindi potrebbe anche esservi utile. La tabella la mettiamo assolutamente a disposizione gratuitamente, però se volete fare una piccola donazione potete farlo ad Emergenza Sorrisi, che è un'associazione che abbiamo scelto. Stiamo cercando di aiutare almeno 10 bambini a ricevere la loro prima operazione al volto, quindi se volete fare un gesto potete fare la donazione direttamente con loro. Un'altra cosa importante che abbiamo fatto oggi, oltre che ovviamente capire la tua condizione fisica e come sta migliorando il tuo corpo con questa preparazione, è capire come corri, perché l'altra volta non abbiamo avuto modo di farlo. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato ad analizzare un pochettino la tua postura, quindi come appoggi il piede, come utilizzi le braccia durante la corsa. L'ho fatto sia all'inizio, quando eri bello fresco, che correvi ancora bene, e poi anche alla fine, dove ovviamente eri svaccato, usiamo questo termine, perché ovviamente eri cotto. La cosa molto interessante che avevo notato è che appunto appoggi il piede di tallone per prima e anche una piccola pronazione sul lato esterno, e dalle immagini si vede molto bene, se si va in slow motion riusciamo a capire questo tipo di appoggio. Che tu prima mi hai chiesto, è un appoggio buono, devo migliorarlo, qual è l'appoggio migliore? Di solito l'appoggio più efficiente nella corsa è quello d'avampiede o centro avampiede. Il tuo sicuramente non è il più efficiente, infatti l'abbiamo anche visto vedendo la tua cadenza, che è un po' bassa, ne abbiamo parlato, hai una cadenza di 167, dobbiamo aumentarla un pochettino. La tua corsa non è molto efficiente perché ovviamente non sei ancora abituato a puoi dirlo che sono un coglionazzo. E questo perché è importante? Uno, perché ovviamente
allenamento e cerchiamo con la tecnica di corsa di migliorare questa efficienza e quindi di correre sempre meglio, cambiando eventualmente anche il tuo appoggio del piede. Ma ancora più importante è capire che tipo di scarpe comprare. E quelle sono le mie fantastiche scarpe attuali. Tu adesso stai correndo con queste cose qua, che va bene se fai 5-6 km all'anno di corsa, sicuramente non per preparare una maratona. Vedendo questa scarpa io avevo già intuito appunto dal consumo che probabilmente appoggiavi parecchio di tallone, infatti la parte del tallone qua è molto consumata, soprattutto sulla parte esterna, la parte laterale, il resto della suola è abbastanza intatta. Se vediamo dei consumi sulla parte del tallone o sulle parti esterne, a volte il consumo può essere o al tallone o la parte dell'avampiede sulla parte esterna a sinistra o sulla parte esterna a destra o nella parte centrale, a seconda di dove sono i consumi si può capire che tipo di postura, che tipo di appoggio si ha con il piede. Nel tuo caso sei un pronatore leggero. Mi piace pronatore, come fa? Diciamo che non hai bisogno di una scarpa che ti assiste più di tanto, va benissimo una scarpa neutra perché è una leggera pronazione, diciamo, l'abbiamo visto anche nel video, di più con la scarpa sinistra, non so per quale motivo, la destra appoggi di tallone abbastanza centralmente, col piede sinistro invece proni un pochettino. Quando si va a scegliere la scarpa da running ci sono due tipologie di scarpe, diciamo di macro categoria, la scarpa neutra e la scarpa appunto che invece ti assiste per i pronatori pesanti. Tu hai bisogno di una scarpa neutra. Che cosa vuol dire scarpa neutra? Sono quelle scarpe che al movimento si muovono abbastanza facilmente. Non c'è una diciamo un rinforzo nella suola o un'intersuola e quindi ti permettono di correre libero, quindi di appoggiare il piede come vuoi, di avere flessibilità, tutto quello che ti serve. Invece la scarpa per i pronatori ha una sorta di guida o nell'intersuola o nella suola che ti fa appoggiare come dice la scarpa, in poche parole. Che scarpa comprare? Sicuramente questa è da buttare, se vuoi puoi andare a fare le camminate. È importante, ragazzi e ragazze, spendere soldi su questo strumento indispensabile per noi runner, perché una scarpa buona ci evita infortuni seri che poi ci andiamo a spendere soldi con fisioterapisti per curarci, ci permette di correre meglio, ci permette di divertirci soprattutto senza avere dolori, problemi, eccetera eccetera. Le scarpe neutre sul mercato sono tantissime, i brand a disposizione sono altrettanti. Ah, noi stiamo ancora cercando uno sponsor, quindi adesso andremo a fare una lista di N brand. Siamo a disposizione se volete aiutarci e darci una mano con questa rubrica. In poche parole, cercasi sponsor. Detta così. Cosa importante, quante scarpe avere ancora prima di quale scarpa? Per una persona che sta preparando la maratona io consiglio almeno due paia di scarpe, così si può fare una sorta di rotazione. Correre tutti i giorni con la stessa scarpa non è il massimo. Uno, perché la scarpa deve riposare e recuperare un pochettino, ma anche perché, come dico spesso anche nei miei video, la scarpa facciamo recuperare. Anche la scarpa deve recuperare, alla fine sono materiali che hanno bisogno di respirare, di recuperare un po', ma soprattutto anche il piede. Avere scarpe diverse ti permette di lavorare in modo sempre diverso con il tuo piede, quindi è molto utile. Anzi, io dico due minimo. Io ho un parco scarpe, come qualcuno dice, chiedilo a mia moglie che penso che non ne sia molto felice, però io ho tipo 13 paia di scarpe. Ovviamente io sono esagerato, poi lo faccio anche perché ho un canale YouTube su cui devo fare recensione eccetera. Diciamo che 3-4 paia di scarpe ci stanno. Quindi due per gli allenamenti e una da gara, immagino. Assolutamente sì, almeno due per gli allenamenti e poi ci sarà la scarpa da gara. E anche, sì, ovviamente questo non è essenziale, non è che dovete prendere tre scarpe per correre. Anche sulle scarpe da allenamento, una volta che poi inizierai a fare tanti chilometri, vedrai che anche tu vorrai avere più paia di scarpe, c'è la scarpa per il lento, la scarpa per la ripetuta veloce, la scarpa per la gara, anche tu vorrai la avere scarpa per il trail, insomma. Ma ci sono scarpe veramente per ogni tipologia di allenamento. Io a seconda del tipo di allenamento, in poche parole, sta cercando di farmi spendere soldi. In poche parole bisogna spendere soldi. Nel tuo caso mi accontento che mi compri un paio di scarpe decenti che ti mettono in condizione di correre i tuoi lunghi senza farti male. Ne abbiamo tanti di modelli interessanti, dalle Nike Pegasus 37, chi mi segue sa che le adoro, le Oka Clifton 7. Adesso sto testando e ti consiglio le Nike ZoomX Invincible, che è una scarpa neutra, estremamente ammortizzata, un pochettino pesante, ma che ti permette veramente di divertirti perché ha un rimbalzo
spettacolare. Le ASICS Nova Blast, magari per i lavori un pochettino più veloci, però è sempre una scarpa neutra abbastanza ammortizzata. Le New Balance Beacon 3, per esempio, le Saucony, dalla Triumph 8 alla Kinvara 11 o 12, queste qua sono tutte neutre, quelle che ti ho citato. Io per esempio corro parecchio con Nike, Hoka, Saucony e New Balance, questi sono i miei quattro. Ma brand. E qui invece hai un ASICS? Sì, però in realtà quelle sono scarpe che non uso mai quando mi alleno, le uso solo con gli scarsi. No, sono scarpe che uso più per camminare che non perché sì, praticamente io correvo stamattina e lui camminava. Adesso non esageriamo, però insomma. Io Riccardo ormai lo conosco, corriamo da un po', ho potuto analizzare attraverso il video, attraverso il controllo proprio visivo, la tua postura, ho visto le scarpe, quindi non c'è bisogno di andare da un altro specialista che ti dice che scarpa indossare. Però attenzione che se è la prima volta che comprate un paio di scarpe e non avete la possibilità di farvi un'autoanalisi o qualcuno di esperto che vi possa analizzare appunto con un video, con degli slow motion o appunto analizzando le scarpe come abbiamo fatto con Riccardo, di andare da uno specialista. Tanti negozi, anche in Italia, soprattutto quelli specializzati, hanno il tapirulan con delle fotocamere in grado di analizzare correttamente la postura, l'appoggio del piede, esattamente che tipo di scarpe. Anche perché poi immagino, da come ne hai parlato, che questo è alla fine un piccolo investimento. Sì, bisogna spendere tra i 100 e si può arrivare anche a spendere 200 euro per un paio di scarpe da corsa buone. Non bisogna per forza spendere tanti soldi, come dico sempre io, si può anche prendere il modello dell'anno scorso che va benissimo, si risparmia qualcosina, però ecco, 30, 40, 50 euro per un paio di scarpe, assolutamente no. Sulle scarpe da running bisogna spendere un pochettino per avere una scarpa di qualità. Ok, grazie mille per avermi spennato anche oggi. Ora io tiro fuori la carta. La tua, La mia di carta, purtroppo. Beh, se vuoi darmi la tua. No, va bene così. Andiamo ad ordinare il mio primo paio di scarpe che scoprirete nel prossimo video di questa rubrica. Quindi iscrivetevi, ditemi cosa ne pensate, diteci cosa ne pensate di questa rubrica. Lasciate un mi piace se volete contribuire alla diffusione di questo video. E alla distruzione di Riccardo. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao. Ciao.